Cambiamo argomento. Oggi conferenza stampa organizzata da Cofidind Rete Emilia Romagna in collaborazione con Unioncamere Emilia Romagna sulle nuove prospettive per l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese dopo l'approvazione della legge regionale di assestamento di bilancio del luglio 2018. Ai nostri microfoni con Mario Giuliante e Alberto Rodighiero, il presidente di Cofidind Rete. Fine luglio, la Regione ha accolto le nostre richieste, quindi d'ora in avanti potremo anche noi accedere ai bandi della Regione, i nostri Confidi naturalmente, non la rete direttamente perché ognuno ha un'autonomia. Inoltre, tempi tecnici della Regione di attivare la legge Bassanini, facendo tutto l'iter, la lettera R della Bassanini, che prevederà che in presenza di fondi regionali, ma anche quelli dei semplici Confidi, le banche dovranno attivarsi con i finanziamenti attraverso i Confidi, quindi dando la possibilità alle piccole e medie imprese di avere garanzie dei nostri enti. Ecco, giunti a questo punto, lei vede un futuro roseo, diciamo positivo? Allora, sicuramente per la nostra regione le cose dovrebbero migliorare. Le piccole e medie imprese, perché non dimentichiamoci mai che noi siamo solo uno strumento che le aziende possono scegliere di utilizzare o di non utilizzare. Non siamo noi che eroghiamo i finanziamenti, noi diamo le garanzie alle banche, noi siamo partner anche delle banche, siamo l'anello di congiunzione. E i soldi che la Regione metterà o ha messo a disposizione, che sono magari non spesi, da adesso noi potremo veicolarli alle piccole e medie imprese, perché i soldi sono destinati alle piccole e medie imprese, non sono destinati a noi. Le nuove normative dovrebbero permetterci di rilanciare e aiutare le imprese in questo momento di spari, di ripresa, di poter accedere al credito a tassi più vantaggiosi di quelli che normalmente la singola azienda riesce a ottenere. Mediamente i tassi che l'azienda riesce a ottenere vanno dal 2 al 3%. La soddisfazione per il risultato raggiunto anche da parte del presidente di Unioncamere Emilia Romagna, Alberto Zambianchi, ancora con Mario Giuliante. Questa è un'iniziativa sicuramente a forte valenza strategica, perché rimettere in condizione i Cofidi, e qui parliamo di una rete di Cofidi, quindi parliamo di un sistema che rappresenta e raggruppa 11 realtà con 40.000 imprese e una massa di affidamenti che viaggia intorno ai 250 milioni di euro. Quindi parliamo di numeri grandi con grandi ricadute, perché quando si parla di micro piccole imprese, qui ve lo dico da presidente di Unioncamere Emilia Romagna, parliamo del 96% di 427.000 imprese. Quindi una realtà importantissima che è stata colpita durissimamente dalla crisi, perché quando si parlava fra il 2007 e il 2014-15 di credit crunch, cioè del fatto anche non finanziassero più le piccole imprese, a partire da certi settori come l'edilizia, in cui le cose sono state veramente tragiche. Questa è tutta linfa vitale che tornerà a sostenere le imprese, quindi nell'occasione di essere affidati e di pagare tassi un tantino più ridotti. Quindi un'operazione a valenza positiva.